leggiamo gli ultimi giorni di Pompeo. Il corriere era arrivato da Milano con la roba, 5 grammi. Pompeo rimase con lui a chiacchierare un po', non aveva fretta. Aldo, così si chiamava, stupiva della disponibilità del suo nuovo cliente. Il corriere dei piccoli girava per casa pattugliando approvazioni, tutto toccando ed inclinando, forse rubacchiando, finché durante un trasbordo infilò per sbaglio la porta d'ingresso e sparì. Da una frusta trasse quindi 2 siringhe sterili da 5 cc, in 2 cucchiai ti sciolse 3 grammi di polvere bianca e 2 di brown, abbondando in quest'ultima di limone già che gli interessava sciogliere il taglio, per un totale di oltre 4 grammi milanesi. Dovette allora correre nello studio scalzo per rimettere al suo posto la cornetta dell'altro telefono di casa, che egli sollevava ogni notte per tema d'essere disturbato. Se avesse semplicemente staccato le spine, la sua veglia autonoma avrebbe brillato lo stesso. Accese una sigaretta, ripiegò il cuscino dietro la nuca, allungò un braccio a raccogliere il libro che stava leggendo da un tappeto di moquette e lo sistemò aperto sul petto col polso in alto. Quindi presenteremo le compose il 190, ultime notizie rare. Il motore gelato ringhia, si spegne in un frenino bruto, scoraggiato Pompi resta lo sguardo un poco su una siringa in bella vista sulla plancia. Dal vano dei sedili sale un puzzo di cane. Il bar, la via del Cardo, che è già come fosse casa sua per la confidenza che ha con l'uomo, il cinema, e col gestore e i famigli di questo, che poi è il locale in contributo alla costruzione vecchia del 920. In armonia col portoncino delle abitazioni e un negozietto di fiori. È la casa di Pompeo. Si leva, scaraventa oltre il perspex del totì una manaccia, cattura una penna e strappa un foglietto da un blocchetto. Indy prende nota dei film e dei cinema e annota diligentissimamente il nome dei registi per esteso. È finita. Gli ultimi giorni di Pompeo. Hai capito, mamma? Voglio bene. Ciao mamma. Ciao mamma.